Mamma mia ragazzi, in montagna c'è veramente un tempo incredibile, c'è un vento veramente allucinante, è quasi un uragano, sta piovendo come Dio la manda, le condizioni sono veramente critiche, mamma mia, mamma mia. Per fortuna l'unica cosa che io sono in garage e quindi c'è un caldo della Madonna. Ragazzi, mi è appena arrivata un'email che posso andare a ritirare un pacco da 900 euro. Pazzesco. Non si chiude il baule. Beh ragazzi, ormai lo sapete, ve lo ripeto in ogni video, voglio iniziare a fare un po' di cicloturismo come si deve. Il problema principale del cicloturismo è che serve un pochettino più di tempo di una vacanza normale e in più bisogna anche prendersi un minimo di attrezzatura che per farlo come vorrei farlo io è assolutamente indispensabile. Sommato a questo mio desiderio c'era il fatto che la bicicletta da corsa, nonostante mi fossi sempre divertito tantissimo ad utilizzarla, era un periodo che era sempre parcheggiata in garage. Vuoi perché con i colleghi uscivo sempre in mountain bike, vuoi perché mi richiedeva più tempo per ogni singola uscita, tempo che non avevo a disposizione. Quindi cosa ho fatto? Ho unito le due cose, ho venduto la bicicletta da corsa che era sempre parcheggiata qua sopra e sono andato alla Decathlon a prendere questo scatolone. Fortunatamente qualcosa dalla bicicletta mi è avanzato da mettermelo da parte, ma comunque è stata una spesa abbastanza impegnativa. Perché il problema del cicloturismo è che tutte le cose devono essere compatte, leggere, abbastanza tecniche e quindi questi bastardi di produttori aumentano i prezzi. Adesso andiamo a vedere cosa diavolo ho comprato, ma prima devo cambiare maglietta che questa proprio non mi piace. Molto meglio direi. Cioè ragazzi, pazzesco, è un po' di tempo che ho questo scatolone aspettando di riuscire a registrare questo video e ci sono talmente tante cose che ho dovuto dargli un'occhiata perché mi ero dimenticato cosa avevo preso, assurdo. Ad ogni modo inizierei dalle piccole cosine per poi arrivare a veramente al succo della questione. Allora, inizierei innanzitutto dalla cosa meno costosa di tutte, ovvero questi due portaborraccia con inserimento laterale. Li ho presi perché altrimenti con questo sistema classico di portaborraccia, avendo la borsa magari piena che non si riesce a deformare e per forza la borraccia deve entrare in questo modo, farebbe una gran fatica e magari non riuscirei. Con l'ingresso laterale invece penso e spero di non avere questo tipo di problemi. Bene. Dopodiché passiamo al reparto cibo. Ho preso questa bella schiscetta da due persone e c'è dentro due posate, due piatti, il pentolino, come cavolo si apre? E praticamente è una figata perché la chiusura fa anche da manico, pazzesco, ma pensa a te. Così si mette sul fuoco, si cucina e abbiamo, come vi dicevo, il coperchio, le posate, ma dai, che fanno sia da cucchiaio che da forchetta, assurdo. Poi abbiamo due semplici piattini, uno e due, l'altro è uguale, cambia soltanto il colore, e una sacchetta per riporre tutto. Ah, e poi ragazzi, il coperchio è una figata perché ci sono questi buchettini qua sopra, quindi una volta messo in posizione si può anche utilizzare per scolare l'acqua. Perfetto. Poi, ovviamente, insieme alla pentolina ho dovuto anche attrezzarmi con il fornellino. Eccolo qua, molto compatto, si aprono queste linguette e si crea lo spazio per appoggiare la pentola. Il problema, abbastanza grave,
che non so se per la Russia, non so per quale cavolo di motivo, non riesco a trovare le bombole compatibili per questo, quindi diciamo che così questa cosa è abbastanza inutile. Spero di riuscire a trovarle prima di mettermi in viaggio, altrimenti porterò molti accendini. Vabbè, tralasciamo questi dettagli. Molto utile insieme a questo fornellino è il prossimo accessorio. Eccolo qua. Questo affare metallico non è altro che un paravento. Come funziona? Si mette in questo modo, si appoggia, si prende il fornellino con la sua bombola, si mette dietro e se c'è vento non vi spegne la fiamma. Quindi il fornellino risulta molto più efficiente, consumate meno gas della bombola, l'acqua, quello che dovete scaldare, si scalda prima e quindi mi è sembrato un ottimo acquisto. E poi il rosso così è proprio anche bello, si abbina al manubrio della mountain bike. Passerei adesso al reparto sfiga e prevenzione. Sfiga e prevenzione significa che ho preso una crema da spalmare sul fondello, diciamo sulle parti un po' più molli, per evitare di avere fastidi. Questo perché anche nell'ultimo viaggettino che ho fatto, ultimo e unico che ho fatto, devo dire che il secondo giorno il culo mi faceva parecchio male, cioè proprio per lo sfregamento. Quindi questa penso che mi possa tornare utile. Insieme a questo, molto importante, ho preso anche un kit per le emergenze. C'è un po' di tutto, dalle forbicine, le garze, ai guanti sterili. Spero che non mi serva mai, ma però fa sempre bene averlo dietro, io credo. E quindi anche questo l'abbiamo preso. Dopodiché, come ultima spiaggia, questa proprio spero che non mi serva mai, ma vabbè, l'ho presa perché costava poco, è una coperta di quelle da sopravvivenza, che sono da una parte, beh, non la so qua aprire perché è bella sigillata e poi non la riuscirei a richiudere. Comunque sono di quelle coperte riflettenti da una parte, e dall'altra invece sono arancioni, in modo tale da tenere da una parte il caldo, dall'altra il freddo. E sono proprio le coperte di sopravvivenza, quelle che utilizzano anche i pompieri per capirci. E la mettiamo là. Detto questo, possiamo passare alla parte notte. La parte notte comprende innanzitutto due cuscini gonfiabili. Ho preso tutto doppio perché probabilmente andrò anche con la ragazza a fare qualche viaggettino. O se lei non dovesse venire, comunque magari voglio farmi accompagnare da un amico o da qualcuno, ho già la roba senza che deve starsela a comprare apposta e quindi non verrebbe mai. Quindi già che c'ero, ho fatto tutto l'acquisto doppio e non ci penso più. Oltre al cuscino fondamentale per dormire è il materassino, specialmente dopo una giornata che si pedala. Ho trovato su YouTube e comunque in rete tantissime recensioni positive di questi materassini. Sono materassini gonfiabili della Forclaz e tutti ne parlano benissimo per la loro resistenza, per la loro comodità e per la loro compattezza. Questa è la taglia più grande di questi materassini, sono XL, vanno bene per persone fino a 2 metri. E come vedete sono veramente piccoli e non pesano assolutamente niente. Vi faccio vedere come sono. Bene, dopo tutta la fatica che ho fatto, l'unbox proseguirà da questa posizione. Allora, la prossima cosa che ho preso è ovviamente il sacco a pelo. E nello specifico è il Trek 900, che ha una temperatura comfort di 0 gradi. È un sacco a pelo in piumino, questo fa sì che sia un sacco a pelo estremamente comprimibile, infatti è veramente piccolo, quasi intascabile. L'unico difetto di quelli in piumino è che soffrono parecchio l'umidità, quindi se lo bagnate perderà tutte le sue caratteristiche di isolamento termico e quindi passerete una bella notte al freddo. Quindi mi raccomando, se avete un sacco a pelo in piumino, tenetelo bene all'asciutto. Vabbè, già che ci sono vi faccio vedere anche questo quanto è bello. Tra l'altro devo dire che anche questo sistema per comprimere la sacca è veramente comodo, si riesce a comprimere parecchio e quindi se uno ha problemi di spazio, come nel caso di una bicicletta, è veramente ottimo. Ma che figata, non sapevo che c'era dentro, c'è anche la sua sacchettina per diciamo proteggerlo dallo sporco, io credo. O se no, se uno dorme in un posto pieno di zanzare, se lo mette in testa e può dormire in questo modo. Eccolo qua, questo è il sacco a pelo, sta perfettamente nel suo materassino e quindi adesso lo ritiro prima che diventi una merda, dato che il garage non è tra i più puliti.
non farsi mancare nulla, anche perché uno è mio e uno è della mia ragazza, ho preso due sacchi a pelo. Anche questo tiene sempre 0 gradi, anche se sembra un po' più grosso, è soltanto perché questo è un pochettino più compresso di questo, ma sono esattamente lo stesso sacco a pelo. Siamo arrivati adesso al punto fatidico, ovvero la tenda. E sono contento che mi abbia fatto risparmiare un po', non perché costasse poco, ma perché per fortuna ho preso una tenda per 2 persone, quindi basta una sola tenda e non devo fare la doppietta come per le altre cose. Bene, questo scatolone è vuoto e finalmente posso aprire la tenda. Sono super curioso, devo essere sincero, perché è la prima volta che la apro. Le altre cose le avevo già un pochettino curiosate, ma la tenda proprio no, perché non avevo tempo di stare a montarla e non avevo tempo poi di stare anche a vedere come richiuderla, eccetera, eccetera. Quindi adesso apro per la prima volta insieme a voi, micronometro anche, così vediamo quanto effettivamente ci vuole a montarla e scopriamo se è una tenda pratica oppure no. Via il tempo! La tenda è montata, sono passati 10 minuti. Beh ragazzi, ci ho messo 10 minuti e mezzo. Due considerazioni: ho perso 2 minuti soltanto per guardare i picchetti, che erano veramente belli. Seconda considerazione: in realtà mi ci vorrebbe un pochettino più di tempo, perché adesso comunque è tutta molle, ovviamente non potevo picchettare nel cemento, e quindi avrei ancora del lavoro da fare in realtà. Terza considerazione, l'ho montata in un cazzo di garage strettissimo, e come avete visto ho fatto una gran fatica. Se fossi stato in un campo all'aperto sarei stato molto più comodo, ci avrei messo meno. Quindi secondo me tra 10 minuti e un quarto d'ora è il tempo giusto di montarla da soli. E dato che adesso la tenda è montata, posso finalmente registrare la clip di inizio video che voi avete già visto. E dopodiché facciamo un bel giro della tenda, vi faccio vedere com'è fatta. Mamma mia ragazzi, in montagna c'è veramente un tempo incredibile. Beh, perfetto direi, dopo aver fatto questa bella cazzata posso prendere la GoPro e farvi vedere com'è fatta dentro la tenda. Allora, la tenda è fatta per 2 persone, ce ne stanno una qua e una un pochettino più in là. Ovviamente se si sta dentro da soli si sta molto più larghi, però vi assicuro che lo spazio è sufficiente. Qui abbiamo le solite taschine da tenda, qui abbiamo dei gancettini per appendere una luce o qualsiasi cosa sia necessaria, ma la parte che a me piace di più è da questa parte. Ovviamente qui non si riesce bene a vedere perché purtroppo in garage non ho potuto picchettarla, però c'è tutto questo abside che si forma all'uscita della tenda, che resta sotto questo telo impermeabile, ma al di fuori della tenda, dove è possibile appoggiare gli zaini, le scarpe o qualsiasi cosa sia magari sporca, non vogliamo portare all'interno della tenda insieme a noi, ma rimane comunque molto protetta sia sopra che dall'umidità dal terreno. Adesso devo uscire. Mannaggia. Di questi absidi ce n'è uno da questa parte che vi ho fatto vedere e ce n'è un altro uguale, identico, dall'altra parte. Infatti si può accedere sia da destra che da sinistra indifferentemente. Ci sono tanti altri dettagli che vorrei farvi vedere su questa tenda. Ovviamente qua mi risulta scomodo per 2 motivi. Uno, non la posso picchettare essendoci il cemento e quindi è molto difficile aprirla bene e farvi vedere tutti i dettagli. Secondo motivo, l'ho appena montata adesso insieme a voi, quindi anch'io devo studiarla bene. Infatti uscirà un video tra un po' di tempo in cui vi spiegherò bene tutti i dettagli, in cui la provo, sarà ben picchettata, ben aperta, vi faccio vedere nel dettaglio com'è questa tenda. Per adesso non mi resta altro da fare che smontare la tenda e lasciarvi un bel timelapse. Perfetto ragazzi,
tenda insacchettata, come avete visto non c'è avuto tantissimo, anche se appunto era la prima volta che la piegavo e non ero troppo pratico. Non è tra le tende più semplici, ce ne sono alcune che sono fatte soltanto a quadrato, che sono molto più semplici di questa. Comunque non è una tenda complicata, secondo me basta un pochettino di pratica e in un attimo si mette via. Ad ogni modo, una volta ritirata nella sua sacchetta, la prendo e la metterò sul portapacchi, che come vedete ci sta a pennello. Si potrebbe migliorare ulteriormente questo layout andando a mettere tutto l'involucro all'interno di una dry bag o coprirla con una cerata o con qualsiasi altra cosa, in modo tale che eventuali schizzi che arrivano dalle ruote o se dovesse piovere non vanno a bagnare la tenda, in modo tale che siamo sicuri la sera quando andiamo a dormire di dormire in un posto asciutto. La cosa che mi preme adesso sapere è se avete qualche ulteriore consiglio da darmi rispetto a questo settaggio e non vedo l'ora di andare a provare questa tenda da qualsiasi parte in modo tale da montarla e farvela bene vedere anche a voi com'è realmente. Come vi ho detto però purtroppo è un periodo un po' incasinato, non so di preciso quando uscirà il prossimo video. Per questo motivo aspettatemi senza fretta, ma continuate ad aspettarmi. Nel frattempo iscrivetevi al canale perché prossimi video arriveranno sicuramente. Non mi resta che salutarvi e augurare a tutte buone pedalate. Ciao!